Ciao ragazze, eccomi tornate in un nuovo video. Oggi ho pensato di mostrarvi come realizzo queste onde sui miei capelli. Ho appena finito di fare la piega, ma in realtà mi preferisco quando i boccoli, quando insomma le onde scendono un pochettino, si alleggeriscono, specialmente il giorno dopo. Mi piace sempre di più la piega il giorno dopo, non il giorno stesso, perché appena fatta la trovo forse un po' troppo esagerata. Io non sono un amante dei ricci e neanche dei boccoli, delle onde proprio super intense. Mi piace l'effetto molto naturale e questo lo ottengo quasi sempre il giorno dopo o comunque dopo diverse ore dalla piega. Comunque ho pensato appunto di mostrarvi come li realizzo, veramente una cavolata, è semplicissimo, e utilizzo questa piastra che tra l'altro è ancora appena appena tiepidina perché veramente li ho fatti da poco. Questa piastra è la Irresistible Me, è una piastra che arriva dagli Stati Uniti e infatti quando la utilizzo devo sempre utilizzare un adattatore perché ovviamente la presa della corrente è diversa. È fantastica, questa è la piastra appunto per realizzare, la piastra è il ferro per realizzare i boccoli, le onde, chiamateli come li volete. Io non li chiamo proprio boccoli perché in realtà questi non sono dei veri e propri boccoli ma sono delle onde, proprio come vi dicevo prima, perché a me piace l'effetto di capelli mossi ma comunque effetto naturale. La particolarità di questa piastra è che ci sono 8 ferri in uno. La base è questa blu, poi vabbè, ci sono i pulsantini, si può portare la temperatura fino a 350-340 Fahrenheit, perché anche la temperatura viene misurata ovviamente non in gradi ma in Fahrenheit. Ci sono infatti 8 diversi ferri che si possono intercambiare, sono tutti contenuti all'interno di questa mega pochette. Io adesso li ho tolti tutti perché voglio farveli vedere un attimo velocemente. I più piccolini sono questi due, questo è semplicissimo, è un cono semplicissimo, mentre invece questo parte più largo e termina più, va a punta diciamo, termina un po' più stretto nella parte finale. Questo ancora non l'ho utilizzato, questi due non li ho ancora provati. Poi c'è un altro cono che è leggermente più grande rispetto all'altro, questo appunto più grande, però la funzione è sempre quella, quindi parte largo e va a finire sulla punta un pochettino più stretto. Poi c'è questo che invece è al contrario, quindi in parte più sottile per andare poi sulle punte un pochettino più morbido. Poi questo che è la versione un po' più piccolina, il classico cono, la versione più piccolina di quella che utilizzo io. Io solitamente utilizzo questa che tra tutte le classiche versioni di ferro così, questa è la più grande. Mi piace perché appunto voglio l'effetto naturale, quindi la ottengo sicuramente di più poi utilizzando un cono, un ferro un po' più largo. E poi c'è questo veramente grandissimo, ho provato a utilizzarlo però non mi convince molto, nel senso che le onde praticamente quasi non escono, sarà che magari sono tagliati i capelli, li ho corti, comunque i capelli fini e non mi convince. E l'ultimo invece è questo, che ha tutte queste palline. Questo, l'effetto di questo ferro l'avevo visto quando ero stata dalla parrucchiera l'ultima volta, se non sbaglio aveva fatto le onde con questo tipo di ferro, però questo qua in realtà ancora non l'ho utilizzato perché sapete io sono molto abitudinaria, quindi quando utilizzo una cosa, inizio ad utilizzare una cosa e quella cosa mi piace, utilizzo sempre soltanto quella, come è capitato appunto con questo ferro. E basta, io non voglio perdermi più in chiacchiere, vi lascio quindi alle immagini come ho realizzato queste onde, è veramente una cavolata, è semplicissimo, però avevo piacere condividere con voi questa cosa. Magari fatemi sapere se voi utilizzate diversi metodi per fare i capelli mossi. Io in realtà utilizzavo anche la piastra classica e andavo semplicemente a girare i capelli attorno alla piastra, però da quando ho questa mi ci trovo veramente benissimo e infatti la sto sempre utilizzando. Quando faccio voglio i capelli mossi utilizzo sempre questa piastra. Mi sta chiamando Ste, vi rispondo dopo. Basta, vi mando un grosso bacione e vi lascio al video. La prima cosa che faccio prima di fare i boccoli è quella di andare a spazzolare i miei capelli e utilizzo questa spazzola, la Tangle Teaser, che potete trovare da Sephora. Mi ci trovo veramente benissimo, questa la utilizzo sia da capelli bagnati ma anche da capelli asciutti prima di fare la piega. Poi vado a dividere i miei capelli in due ciocche, come potete vedere, e vado ad indossare questo guanto così sono sicura di non scottarmi le dita. Vado a dividere la prima parte di capelli spostando la parte più alta perché parto sempre a realizzare i miei boccoli e le mie onde dai capelli che restano nascosti. Quindi vado a prendere una ciocca di questa grandezza e con la piastra rivolta verso il basso vado semplicemente ad arrotolare i capelli alla piastra. Il metodo è veramente semplicissimo, super veloce. Se volete delle onde più definite dovete prendere delle ciocche più piccole e tenerle in posa un po' più di tempo. Io come potete vedere utilizzo ciocche un po' più grandi perché mi piace l'effetto molto naturale e le tengo circa in posa per 10-15 secondi per ciocca.
e continuo così su tutti i capelli. La piastra la vado ad utilizzare nello stesso identico modo da entrambi i lati, mentre invece per quanto riguarda la frangia, insomma il ciuffettino di destra, come potete vedere utilizzo l'altra mano perché voglio che l'onda sia la stessa, nello stesso verso insomma della frangia di sinistra. Una volta che ho terminato tutti i capelli vado a fare qualche ritocchino se vedo che magari certe ciocche non sono uscite perfettamente. Uno dei passaggi che faccio sempre dopo la piega è quella di mettermi a testa in giù per circa 10 secondi, così da uniformare la mia chioma. E poi vado a fissare la piega con una lacca, utilizzo questa della Adorn, con cui mi ci trovo veramente molto molto bene. E niente, quindi questo è il risultato finale. Rieccomi, ho voluto fare la seconda parte il giorno successivo per farvi vedere i capelli come sono il giorno dopo. Io li preferisco molto di più così perché, come potete vedere, nella parte alta non sono più boccolosi, non ci sono più le onde nella parte alta perché sono scese, e anche sul fondo è comunque un mosso naturale e lo preferisco molto di più. Ci ho dormito sopra perché li ho fatti ancora ieri pomeriggio, quindi li ho tenuti per tutto il pomeriggio. La sera sono andata a dormire e adesso sono le 2, quindi è passato un po' di tempo da ieri, da quando ho fatto la piega, e questo è il risultato il giorno dopo. Devo dire che mi piace molto molto di più. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritte, se ancora non siete iscritti, per non perdere tutti i miei prossimi video. Io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo martedì con un nuovo video. Ciao!